questo noi non abbiamo difficoltà a dire oggi quello che abbiamo detto ovviamente 15 giorni fa, e cioè non è possibile che in Parlamento votino soltanto i capigruppo. È ovvio che in Parlamento votano i deputati che sono stati eletti dal popolo e che rappresentano non solo i movimenti, i partiti politici, ma anche i territori. E questo mi sembra che debba essere chiaro a tutti, e penso sia chiaro anche al Presidente del Consiglio, che ha parlato evidentemente di provocazione, se leggo bene tra le righe di quello che è stato detto. Però una terza considerazione la vorrei fare, e anche qui è un po' un riprendere purtroppo considerazioni già fatte, e a queste considerazioni sarebbe ora di dare poi una risposta, lo dico a tutti in generale, con i fatti, non tanto con le parole. Allora, se il Parlamento teme di essere spogliato dei propri poteri, del proprio ruolo, il Parlamento deve fare qualcosa per recuperare la propria autorevolezza, per recuperare il proprio ruolo. E che cosa deve fare? Deve fare in modo di essere efficiente, deve fare in modo di essere in grado di dare risposte in tempi certi ai bisogni della gente. Allora discutiamo di questo, prevenendo anche quelle che possono essere possibili critiche che arrivano dall'esterno, non soltanto dalla politica, lasciamo perdere la politica, ma pensiamo anche ai cittadini che ci chiedono di fare le cose, che vogliono delle risposte, le vogliono dal governo, ma le vogliono anche dal Parlamento, e noi siamo qui per darle queste risposte. Allora ci sono delle modifiche da fare al nostro regolamento. Quali? Vogliamo fare un dibattito? No, perché adesso siamo sull'ordine dei lavori. Il Presidente Fini lo sa e sono certo, anzi l'ha detto più volte, che condivide questa necessità. Per esempio recuperando il ruolo del lavoro all'interno delle commissioni parlamentari. Per cui nelle commissioni si fa tutto il lavoro di carattere tecnico, l'analisi degli emendamenti, la discussione degli emendamenti, e in aula si fa il lavoro più politico, perché già qui siamo tanti, aggiungo troppi, 630 deputati e 315 senatori. In più, se poi arrivano i provvedimenti in aula con centinaia di emendamenti, e chiudo, dove è impossibile che nel merito si sappia tutti quello che si discute e quello che si vota, è ovvio che dobbiamo fare in modo che questo Parlamento abbia un regolamento più moderno, più efficiente, che risponda a criteri di efficienza. Discutiamo di questo in sede di commissione per il regolamento, quindi facciamo fatti e non polemiche e parole.